se siamo andati in Grecia. Voi per la non prevista numerosa presenza ringraziamo il Presidente Luzzetti di Fondazione Cariplo, il Presidente del CSD Lino Lacanina e il nostro Sindaco per essere qui con noi per un'occasione particolarmente importante. La costruzione è individuata presso questa struttura che potete vedere, che si trova in via Montegrappa, e la destinazione in comodato per 20 anni è stata decisa dal Comune di Milano il 9 luglio del 2010. Ecco qui, questa è la struttura, capite in che posizione geografica si trova, è facilmente raggiungibile e permette proprio ai volontari attraverso i mezzi pubblici di raggiungerla. Ecco, qui vedete la facciata di via Melchiorre Gioia, sono tre piani, è uno stabile che era un albergo, si chiamava Albergo Isolabella ed è stato messo in carico al nostro assessorato, a tre piani fuori terra, uno seminterrato, è un totale di 1260 metri quadri distribuiti sui diversi piani. Questa è la parte interna, progetto condiviso tra Comune di Milano, CSV, sede del volontariato, la concessione è stata data per 20 anni. La Fondazione Cariplo ha comunicato in data 20 luglio 2010 la deliberazione di un contributo di 1 milione di euro per il progetto. Quindi un'area ristoro, uno spazio bar, caffetteria, potremmo dire un volontariato un caffè praticamente, qualcosa del genere, una biblioteca, archivio per le conservazioni e consultazione dei testi, perché già adesso il CSD ha questa funzione però in spazi limitati e non organizzati in modo adeguato. Ecco, sulla suddivisione degli spazi abbiamo cominciato, adesso non mi tedio con i colori eccetera perché non è il caso, sarà bene che entriamo avanti, abbiamo cominciato con quel tipo di progettazione partecipata a provare a definire già gli spazi, quanto spazio per una cosa, quanto spazio per l'altra, tutto questo sarà consegnato appunto ai progettisti. Bene, buonasera a tutti. Pare che è già stato detto tutto, no? Si tratta di ristrutturare questo stabile che è di proprietà del comune, che stava più accomodato, di metterci il centro di servizio, il coordinamento, le associazioni, tutto quello che hanno portato. Quindi io potrei limitarmi a dire che siamo in questa operazione perché la nostra fondazione ha messo a disposizione 1 milione di euro per consentire di ristrutturare il palazzo e nei tempi che qui sono stati indicati di metterlo finalmente a disposizione del volontariato della nostra città e della nostra provincia di Milano. Questo è venuto anche bene, credo, perché ogni tanto si celebrano dei compleanni, delle cerimonie, eccetera. No, quest'anno è l'anno europeo del volontariato. Diciamo, realizziamo la casa del volontariato a Milano, ma è anche l'anno in cui noi compiamo 20 anni, che sono 20 anni che le nostre produzioni operano, e quindi è venuto tutto molto bene. Permettetemi prima naturalmente di ringraziare il Presidente Luzzetti, perché senza Fondazione Cariplo, come giustamente il Presidente ha detto, quell'immobile sarebbe rimasto così com'è. O avrebbe avuto molte più difficoltà ad avere dei finanziamenti per essere ristrutturato, e il CSD per l'impegno che ha messo, che sta mettendo nel progetto, nella ristrutturazione dell'immobile. Quindi diciamo che la cultura della nostra città è una cultura nella quale il volontariato è parte integrante proprio dell'identità della nostra città.
dove la capacità di instaurare dei rapporti e poi di mantenerli nel tempo, invece questa sì è un valore. Ne parlavamo prima con la Presidente Guzzetti, il mondo del volontariato è, e voi lo sapete meglio di me, estremamente variegato. A volte ci sono anche delle realtà piccole che fanno fatica a rapportarsi con il pubblico, e magari ci sono realtà che non dialogano tra di loro. Perché? Perché troppo impegnate a lavorare sul volontariato, quindi sui servizi. Era un vero ringraziamento al sindaco, quindi al Comune di Milano, e all'avvocato Guzzetti, alla Cariplo, perché effettivamente si è creata una sintonia fortissima, che sono le cose che fanno veramente andare avanti il paese, che fanno andare avanti i progetti. Un ringraziamento particolare anche a tutti i tuoi collaboratori, perché tutta la fase di preliminare per arrivare poi alla delibera eccetera è stata importante, e poi rinforzare quello che diceva l'avvocato Guzzetti sul senso di fiducia. Noi manca ancora 1 milione, perché allora il Comune ci ha messo lo stabile ed è fondamentale. La Fondazione Cariplo ha già dato un contributo straordinario, l'ha detto bene l'avvocato prima, però abbiamo, se tutto va bene, che le previsioni sono quelle, abbiamo ancora un bel pezzo di strada da fare, e in questo senso mi consola molto vedere la sala così piena, vedere tanti soci di CSD presenti, tante organizzazioni di volontariato che usufruiscono dei servizi del CSD, perché mi sento confortato e supportato in questa impresa che abbiamo davanti, che è impegnativa, ma di cui, conoscendo la realtà di Milano, ho estrema fiducia che la porteremo a buon fine nei tempi e nei modi che abbiamo.